Bambini e ragazzi di Udine salteranno un solo giorno di scuola per la Dunata degli Alpini, il sabato. Era questo uno dei nodi più controversi che è stato sciolto questa mattina in una nuova riunione operativa in prefettura in vista della manifestazione. Giovanni Tormina. È durato a lungo il sesto vertice convocato dal prefetto di Udine Massimo Marchesiello per fare il punto sull'organizzazione operativa della 94esima adunata degli alpini prevista dall'11 al 14 maggio. Tanti punti all'ordine del giorno, tra i quali trasporti, piano sanitario, scuole e possibili blackout elettrici nel periodo della adunata. Il vertice è stato anche il primo impegno istituzionale dopo l'insediamento per il neo sindaco Alberto Felice De Toni. Abbiamo affrontato anche il tema delle scuole, abbiamo discusso a lungo, ma non c'erano altre soluzioni che la chiusura per tema legato ai trasporti. Quello che abbiamo verificato con la responsabile delle scuole è che c'è la possibilità per i dirigenti scolastici, qualora ci fossero problemi di rispetto dei 200 giorni di scuola, di organizzare dei recuperi. Un'organizzazione ormai addirittura d'arrivo, manca solo la definizione di qualche piccolo dettaglio, ha detto al termine il prefetto di Udine. Forte l'impegno e le rassicurazioni da parte di tutti gli attori affinché non si verifichino possibili interruzioni sia telefonici che elettrici. Abbiamo cercato veramente di pianificare anche piccole emergenze o anche potenziali problemi, buon ultimo per esempio anche la provvigionamento di banconote nei bancomat, e su questo abbiamo avuto anche buone risposte, quindi c'è la possibilità che venga tutto il sistema messo in pianificazione anche prima che ci sia qualche problema serio, però è ovviamente l'imprevedibile, c'è sempre. Gli ultimi dettagli saranno discussi nel prossimo vertice che si svolgerà nella prima settimana di maggio.